La GAP Bologna è nata per merito di vecchi compagni antifascisti che erano stati in carcere, che erano usciti tra il 25 luglio e l'8 settembre, fra i quali ce n'era anche non solo antifascisti, ma anche di quelli, due o tre, che avevano combattuto in Spagna, nella guerra di Spagna, nella parte repubblicana contro Franco, eccetera. Il primo gruppo di GAP era composto da questi vecchi compagni, uno dei fondatori fu Gaiani, Nerossi, Venturoli, Pasquali, cioè un gruppo di compagni che aveva già fatto parecchio carcere. Poi c'era dietro il gruppo, diciamo, di giovani come ero io, che avevo 22 anni, 21 anni, i quali però venivano già da un'esperienza antifascista, perché io ero iscritto al Partito Comunista già dal gennaio 42. E facevo parte del fronte della gioventù da allora, non quello che poi hanno cercato di scimmiottare i fascisti, eccetera, dove c'erano tutti i giovani, ed erano i giovani che a quel punto, allora il nostro compito era fare scritte per la strada. Tieni conto, diffondere volantini, fare scritte per la pace, per il pane, eccetera. Tieni conto che noi, per dirti come eravamo educati dai nostri vecchi compagni, noi le scritte le facevamo sulla strada, non le facevamo contro le case, per non avere dopo contro i proprietari di casa o le case, eccetera, che noi imbrattavamo le abitazioni. Ed è un'educazione che noi abbiamo avuto anche dopo la guerra, quando facevamo le scritte contro Scelba, eccetera, le facevamo sempre per terra e mai contro le case, non come le imbrattano, oggi. Questo gruppo di giovani, che aveva già cominciato ad azionare, cosa fece? Dopo l'attentato, la prima azione contro il parere del comando fu fatta da un gruppo di da due o tre partigiani contro il ristorante Fagiano, dove andavano gli ufficiali tedeschi. Poi dopo ci fu giustiziato il federale di Bologna, Facchini, in dicembre. No, in gennaio del 44. Come fu giustiziato questo, lì c'era Bonisegna, che era un tiratore olimpionico, e difatti sparò e a distanza molto lontana riuscì a ferire uno dei gappisti che aveva partecipato all'azione. Però dopo questa azione furono fucilati al tirasegno 10 partigiani e non partigiani, fra i quali Ezio Cesarini, che era un giornalista del Carlino. Fu giustiziato perché era uno che il 25 luglio aveva parlato in Piazza Maggiore, quando cadde il fascismo, eccetera. Fu arrestato. Però questo gruppo di compagni anziani non poté più stare a Bologna, dovette andare via, cominciando da Gaiane, che andò in Toscana, a Firenze, e lì entrò il gruppo dei giovani, di cui facevo parte anch'io. E la GAP era a Bologna, fu fondata in città, però anche in alcuni comuni limitrofi a Bologna: Anzola, Castelmaggiore, Castenaso, Medicina, Imola, dove furono fermati dei distaccamenti GAP, che poi tutti i distaccamenti che parteciparono alla battaglia di Portalame, chi dentro l'ospedale Maggiore, chi in via del Macello. Questi nuovi gruppi di GAP, ci fu anche un'organizzazione completamente diversa per non essere individuati. Noi vivevamo in gruppo di 5, quattro ragazzi e una ragazza. La ragazza faceva da staffetta e quel gruppo di 5 lì non conosceva l'altro gruppo di 5. Per esempio, avevamo una base in Via Mondo, quelli di Via Mondo non conoscevano quelli di Via Leone lo Spada, o di Via Dioniso Calvarto, o di Via Barberia 22, o nel Pratello, oppure in Via dei Falegnami, oppure in Via Paolo Costa, eccetera. Cioè non conoscevano, cioè c'erano solo alcuni compagni, compresi il sottoscritto, che conosceva queste cose, perché io avevo dopo le funzioni, ho avuto le funzioni di commissario politico del distaccamento della città, anche dentro Portalame e
ero commissario politico. Pertanto questi gruppi agivano e agivano, il nostro compito era contro ufficiali tedeschi, contro le spie, contro gli infiltrati se si infiltravano e attaccare di giorno e di notte le autocolonne tedesche che fornivano il fronte. Per esempio i tedeschi, noi abbiamo distrutto anche una volta assieme, posso dire io c'ero, assieme a Galanti, Sergio Galanti che si chiamava Rada, facciamo fuori due carri armati che si erano fermati sul viale dove c'è adesso la regione, il viale Silvani, perché loro avevano, si erano fermati lì per dormire di notte perché di giorno erano, potevano essere visibili con i bombardamenti, con Pippo eccetera. E loro poi erano andati a dormire e noi mettemmo delle bombe dentro alla buca del cannone e riuscimmo a farle esplodere. E di giorno facevamo esplodere, attaccavamo i camion con i fusti di benzina, perché loro non c'erano le autobotti che trasportavano benzina, ma trasportavano dei fusti di benzina, hai capito, quelli da 2 quintali, eccetera. E noi con delle bombe di rompenti e incendiarie fatte da noi manualmente, perché noi avevamo per esempio di notte delle squadre che andavano a rubare